c'è stato questo colloquio, lo possiamo dire, terminato pochissimi secondi fa con il presidente Sebastiani. Cosa è uscito fuori, cosa vi siete detti? Ma io parlo sempre col presidente, io quando vinco, e oggi abbiamo perso, il presidente è deluso perché è il primo tifoso del Pescara, chiaramente si interroga esattamente come faccio io sulla prestazione della squadra che non c'è stata. Zauri si sente in discussione dopo questa sconfitta? No, io mi sono in discussione sempre, mi sento in discussione anche a Natale, figuriamoci, ma fa parte del mio lavoro e accetto questo tipo di chiacchiere, di discussioni, eccetera. Queste domande devo fare al presidente, non a me. Cosa non è andato oggi in generale, secondo Zauri, in questa partita? Ma approfitto dell'occasione, abbiamo creato le stesse palle di gol della Salernitana, probabilmente ne abbiamo fatta solo una, loro due. E nella prestazione, secondo me, nel primo tempo non c'è stata, nel secondo tempo ci siamo svegliati sul 2-0, ovviamente tardi, ma abbiamo dimostrato che non potevamo e non dovevamo essere quelli della prima parte. Abbiamo visto un approccio negativo all'inizio dei due tempi da parte della squadra. Assolutamente, ma sono cose inspiegabili, noi non prepariamo questo, ma poi il campo ha detto questo, quindi chiaramente sta a me risolvere questo problema. Abbiamo anche visto la sostituzione, è raro vedere la sostituzione di Palmiero, giocatore simbolo del Pescara, eppure l'ingresso di Milos Bocic ha cambiato un po' la partita. Ma io faccio i cambi per migliorare la squadra, come in questo caso il ragazzo è andato molto bene, quindi complimenti a lui. Ho tolto Palmiero, ma non ne potevo togliere anche altri, ho scelto lui per caratteristiche, ma alla fine Bocic ha fatto quello che gli ho chiesto. Luciano, due dati su tutti: Pescara non vince in casa da quasi 3 mesi e negli ultimi 2 mesi avete vinto solo con il Livorno, che è con un piede e mezzo in Serie C. C'è da essere preoccupati? Beh, assolutamente, la classifica purtroppo è brutta da vedere, è corta per un verso ma anche per l'altro, per cui dobbiamo stare attenti e lucidi quando si analizzano le partite e pensare troppo in là, che è quello che ci appartiene, cioè con i piedi ben per terra e pensare a salvarci. 3 punti dalla zona play-out, sabato si va a Udine con il Pordenone, gara difficilissima. Ma è difficilissima, il Pordenone è una squadra forte e quest'anno sta dimostrando di meritarsi la posizione che occupa. Non siamo sicuramente inferiori, ma con l'atteggiamento di oggi non andiamo da nessuna parte.